Daniel Oss. Daniel, per te un tour non banale, anche se il tour non è mai poi banale, no? Sì, il tour non è mai banale, soprattutto, vabbè, questo è un po' particolare, parte dai baschi che vediamo, il tempo è sempre così strano, però no, ripeto un po', nel senso, siamo una squadra molto ottimista, in cerca di tappe, la condizione è buona per tanti e il tour è così particolare che lascia spazio un po' a tutti, no? La fantasia, la forza, un po', quindi ce lo dobbiamo vivere meglio che possiamo. Senti, ma Peter ha messo una tappa nel mirino e voi con lui? Questa sì, sicuro. Adesso magari stasera cena, vediamo un po' bene, abbiamo il roadbook, il Garibaldi pronto, quindi vediamo di studiarlo un po'. Senti, ma ci sarà la possibilità di vedere Daniel Oss con un po' di libertà? Ma io sono un uomo libero, indipendente, capace di intendere e volere, però insomma è ovvio che se c'è la possibilità sì, ma sono a disposizione prima di Peter e poi un po' di tutta la squadra per fare il meglio che possiamo. L'importante insomma è arrivare a fare del bene per la squadra. Senti, la cosa più strana che hai messo in valigia per questo tour? Metterò il basco stasera, di strano non avevo altro. Senti, ultima domanda, poi Daniel, cosa c'è nel tuo futuro? Nel mio futuro, a me piacerebbe fare ancora un anno o due e quindi sono in cerca di squadra. Perfetto Daniel, grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao.